primo giorno di zona arancione ad Arezzo e scattano così i controlli della Polizia Municipale. Da stamani abbiamo messo in campo 3 pattuglie per il controllo, in questo caso, degli spostamenti tra comuni. Diciamo che non abbiamo trovato situazioni particolari, molto poche persone per ora che provengono da fuori Arezzo, tutte giustificate, quindi per ora non abbiamo rilevato infrazioni. Facciamo questo posto di controllo in via della Chimera e un altro in via Romana, le strade di accesso alla città, quindi in questi giorni ripeteremo questi controlli soprattutto nelle strade di grande scorrimento che vengono da fuori città. Da oggi infatti è vietato non solo spostarsi dalla Toscana alle altre regioni, ma anche tra comuni della stessa provincia, ovviamente se non per comprovate necessità, e comunque anche in questo caso serve l'autocertificazione. Cosa rischiano i cittadini che si spostano con un'autocertificazione ma senza validi motivi? La classica sanzione di 400 euro che può essere ridotta a 280 euro nei primi 5 giorni di pagamento. Rimane poi il coprifuoco dalle 22 alle 5, quindi in questo orario notturno per uscire di casa sarà necessaria l'autocertificazione, che dovrà motivare spostamenti che devono essere solo per comprovate esigenze lavorative o di salute. In quel caso c'è un divieto assoluto di spostamento, perché tutte le attività commerciali, praticamente tutte, devono essere chiuse. Oggi poi c'è anche la serrata di bar e ristoranti assieme a pasticcerie, gelaterie e rosticcerie, che comunque potranno lavorare con l'asporto. A questo proposito faccio un appello ai cittadini soprattutto, perché queste tipologie di locali sono in difficoltà, e quindi i cittadini che si recano soprattutto nei bar per le consumazioni di asporto li invitiamo ad andarsene via, non consumare nelle immediate vicinanze dell'esercizio, perché poi il titolare dell'esercizio, comunque chi è nell'esercizio, è responsabile di questa tipologia di infrazione, quindi mettiamo in difficoltà gli esercenti stessi. Proseguono infine i controlli della Polizia Municipale per verificare il rispetto dell'obbligo della quarantena. Stanno aumentando, 2-3 denunce alla settimana cominciano ad essere registrate pressoché tutte le settimane. Noi purtroppo, a causa dell'aumento dei contagi, abbiamo 8-9 persone dedicate stabilmente a questa attività di controllo, mentre per fare un esempio a giugno-luglio ne avevamo massimo 3 persone. Un appello alla responsabilità dei cittadini. Certamente i controlli, pur intensi da parte nostra e anche delle altre forze di polizia, non potranno mai portare a un generale controllo della cittadinanza, quindi la collaborazione da parte di tutti i cittadini è fondamentale.